Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale YouTube con la mia rubrica del Venerdì in Beauty. Oggi vi parlo da un'altra stanza, da un'altra location, la stanza del mio piccolo, e spero che non si sente di sottofondo la ninna nanna, però l'ho messa a dormire nell'altra stanza e allora ho detto vabbè, mi metto qui. C'è un po' di luce, sottofondo la ninna nanna, va bene. E oggi vi voglio parlare di un argomento che poi svilupperò in vari video, in vari altri giorni, insomma ogni venerdì svilupperò uno di questi argomenti. E parliamo del check-up della pelle, ok? Però prima di farlo vi invito sempre a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Se lo avete fatto vi ringrazio e di attivare la campanella in modo tale da ricevere le notifiche. È tutto gratuito, ogni venerdì vi arriverà la notifica per appunto accedere e vedere il mio video. Quindi partiamo subito con la descrizione dell'importanza del check-up della pelle. Che cos'è? Il check-up della pelle praticamente ci fa capire che tipo di pelle abbiamo. Spesso noi pensiamo di avere magari la pelle grassa piuttosto che magari la pelle secca, disidratata, quindi andiamo a vedere proprio le differenze, come si fa a capire che tipo di pelle abbiamo, come possiamo curarla, e piuttosto cosa usare per ovviare ad alcune problematiche. Ma partiamo appunto dall'importanza, dal capire l'importanza di questo check-up. Il check-up della pelle non è altro. E ci aiuta tantissimo sia noi esperti che anche voi stesse a personalizzare proprio il trattamento che poi andiamo a fare, un trattamento che può essere in casa o in un centro estetico, in un centro medico, cioè capire bene che tipo di pelle abbiamo, cosa la pelle ha bisogno veramente. Allora, si può fare in diversi modi. Sicuramente in casa, se dobbiamo farlo da sole, possiamo usare il metodo che io ho imparato nella mia vecchia scuola di estetica con un fazzolettino, una velina, diciamo un togliolo di carta. Metterlo, allora, prima cosa di tutto il viso deve essere completamente deterso ma senza alcuna crema, anche da un po' di ore, diciamo che sarebbe l'ideale 4-5 ore senza nessuna tipo di crema, senza niente. Quindi viso completamente pulito. Mettiamo questa lavette, questa velina appoggiata sul viso, la teniamo qualche secondo, la premiamo, la togliamo. Nel momento in cui guardiamo, vediamo se ci sono delle parti che rimangono più unte oppure no. Osserviamo questa velina. Allora, già da qui si può capire se abbiamo una tipologia di pelle mista o più tendente al grasso o più secca. Un'altra prova che possiamo fare da sole, ma che si usa anche tanto nei centri estetici, e anch'io lo uso alle volte, è sempre, ho imparato sempre a scuola, è la prova dell'applica. Allora, più l'applica rimane, più la pelle è secca, ok? Quindi se noi proviamo a fare un'applica qui nella fronte e subito si distende, vuol dire che la pelle è idratata. Facciamolo insieme. È abbastanza, abbastanza, sì. Se invece rimane un pochettino più la piega, vuol dire che la pelle è disidratata. Poi andremo a vedere passo dopo passo la differenza tra le varie tipi di pelle. Quindi è importante perché capire. Poi c'è il passaggio, però questo a casa è un po' più difficoltoso, con una lente di ingrandimento, dove di solito io prima di effettuare un trattamento viso guardo bene la pelle, magari vedo le discromie, se ci sono delle macchie solari piuttosto che le macchie senili, piuttosto proprio delle discromie a livello di pigmentazione del viso, magari ci sono delle macchie un po' più grigiastre intorno all'orbicolare degli occhi, della bocca, vuol dire che magari la pelle è un po' intossinata. Ci sono poi tante cosine che sono un po' più diciamo da centro estetico o da clinica dedicata appunto al viso. A casa però potete fare queste due prove sicuramente,
e vi aiuterà a scegliere le creme ideali. Perché quando andate in profumeria o in farmacia e dite: ah, io ho bisogno di una crema, che pelle, che tipo di pelle hai? Ah, boh, non lo so. Oppure andate magari sull'incertezza e dite: ah, una pelle mista, perché avete sentito magari parlare della zona T e quindi andate lì e a dire una pelle mista, oppure dite una pelle secca, ma in realtà è disidratata. Quindi vi ritorno a dire: è importante fare un check-up, sapere bene se non riuscite a farlo da sola, rivolgetevi sempre a degli esperti del settore che vi farà appunto un check-up di tutta la pelle e va fatto, va ripetuto, perché poi la pelle cambia anche come le stagioni, no? Anche la nostra pelle, essendo un organo, ha diverse fasi, quindi un check-up fatto magari in estate può risultare differente rispetto a un check-up fatto in inverno, perché la pelle magari ha bisogno di un'altra tipologia di crema, di altre tipologie di cura. Quindi il mio consiglio è che comunque un check-up va fatto periodicamente, non dico insomma ogni mese, ma anche ogni cambio di stagione, ogni 4-5 mesi. Quando vediamo, anche noi dobbiamo essere noi stesse padroni del nostro corpo e sentire, no? Anche che magari c'è un cambiamento a livello cutaneo, la sentiamo più secca, la sentiamo tirare, la sentiamo che a volte ci pizzica, ci crea del prurito, oppure la sentiamo molto unta. A seconda di come la sentiamo, possiamo farci un check-up sia da sole che con un'esperta e capire cosa la pelle ha bisogno. Ora invece andiamo a vedere le tipologie di pelle che abbiamo e vi dico poi nei prossimi video, nei prossimi venerdì, approfondiremo ogni tipologia di pelle. Allora, iniziamo col dire che la pelle secca sicuramente è una pelle che ha un colorito spento, scusate, chiaro, risulta sottile, desquamata e arrossata. E manifesta anche dei fenomeni di invecchiamento un po' più precoci, perché una pelle secca solitamente è più sottile e dimostra anche di più le linee di espressione rispetto ad una pelle grassa. Quindi una pelle secca può invecchiare prima. E questo tipo di pelle può essere causato sicuramente da delle creme, dei detergenti, delle abitudini troppo aggressive verso la nostra pelle che tolgono troppo lo strato idrolipidico del nostro viso, della nostra pelle. Può essere causato anche da patologie o anche da cambiamenti ormonali. Dal punto di vista, bisogna far chiarezza su due tipi di pelle secca. Abbiamo la pelle secca con carenza di acqua e una pelle secca con carenza di lipidi, che si chiama alipidica. Ok? Quindi quando il momento in cui una pelle secca è alipidica, vuol dire che c'è bisogno di integrare all'interno delle creme di omega, di sostanze molto grasse, molto che contengono comunque acidi grassi, fosfolipidi. Invece, quando una pelle è disidratata dall'interno, vuol dire che c'è una carenza di acqua e anche questo va integrato con dei cosmetici che magari con dell'azione che hanno comunque all'interno le particelle umettanti, cioè che trattengono l'acqua. Non fanno evaporare l'acqua dalla nostra pelle, ma la trattengono all'interno, far sì che la pelle risulti più idratata, ok? Quindi abbiamo detto pelle secca. La pelle secca di solito al tatto, e la potete vedere qui in sovrappressione, al tatto è sicuramente ruvida e secca e alle volte anche un po' desquamata. Ok, adesso parlare della pelle grassa o della pelle a tendenza acneica. Allora, la pelle grassa sicuramente è una pelle molto lucida, che appare oleosa, talvolta disidratata e con pori dilatati. Al tatto di solito è con una trama irregolare e appare anche a volte arrossata e con cicatrici di acne. E al tatto è oleosa e irregolare al tatto.
Allora, la pelle grassa va differenziata dalla pelle oleosa e la pelle asfittica. Allora, la pelle oleosa ha un tipo di grasso molto liquido, ecco perché poi si forma questa patina oleosa. E di solito la pelle ha dei pori molto dilatati, ok? La pelle oleosa. La pelle invece asfittica ha un grasso molto denso, ceroso, che rimane intrappolato all'interno dei follicoli e crea tutto ciò che sono i punti neri, le papule, infiammazioni batteriche che poi causano l'acne, quindi è molto di più propensa ad una pelle acneica quando c'è questo grasso molto denso e ceroso. Allora, cosa si può fare? Sicuramente in questo tipo chi ha la pelle a tendenza acneica, grassa, deve stare molto attenta a pulire molto spesso il viso, quindi delle pulizie proprio del viso, però non troppo aggressive e neanche troppo spesse, cioè rispettare comunque il turnover cellulare, quindi una volta al mese, una volta ogni 28 giorni il ciclo giusto, senza farlo troppo aggressivo, e perché più si toglie lo strato idrolipidico, più si toglie, come ho sempre detto, lo strato che protegge anche dalle azioni batteriche, più la nostra pelle, con un effetto rebound, cioè con un effetto rimbalzo, va a produrre il sebo, perché non è altro che una protezione della nostra pelle. Quindi si ha l'effetto opposto: più la andiamo a sgrassare, più la pelle produrrà sebo. Quindi invece per chi ha questo tipo di pelle molto con questo grasso denso e ceroso, io vi raccomando di fare delle esfoliazioni, di usare molto spesso, almeno 2 volte a settimana, lo scrub. Anche quello, non c'è bisogno di uno scrub che vi toglie via la pelle, ma fatto uno scrub un giorno sì, un giorno no, anche dopo la detersione, oppure usare tonico all'acido salicilico, che io raccomando molto per questo tipo di pelle, va a pulire, va a riequilibrare il pH, va a richiudere i pori dilatati. Ecco, poi comunque sia, se c'è un'acne molto infiammata, a quel punto sicuramente bisogna far fronte anche al medico, perché in quel caso si tratta di una patologia. Poi abbiamo la classica, quella un po' più che sentiamo spesso parlare, la pelle mista. La pelle mista non è altro che bisogna stare ancora più attenti, perché una pelle mista di solito è caratterizzata dalla zona T, no? Dove c'è fronte, naso e mento, che sono le zone più oleose, e poi magari le guance possono essere il contorno occhi, quelle un po' più secche, anche più sensibili. E infatti spesso però si ritrovano delle imperfezioni, quindi punti neri, brufoletti, proprio in questa zona della zona T, e magari, come in questo caso, come la mia pelle più che altro, di solito è oleosa, un po' a tendenza oleosa nella zona T, invece sulle guance è molto sensibile, perché io appena magari faccio dei trattamenti un pochino più forti, delle sfoliazioni un pochino tipo la microdermabrasione, oppure metto delle creme che contengono l'acido glicolico, che vanno a fare delle sfoliazioni un po' più forti, subito mi divento subito rossa in questa zona, e bisogna stare attenti, perché come nel mio caso ci può essere la telangiectasia, cioè la rottura dei capillari, che poi a lungo andare possono causare anche rosacea e cuperosa. Quindi bisogna stare attenti a evitare sicuramente dei cibi piccanti, come la caffeina, come il piccantino, come la teina, cioè tutto ciò che è molto eccitante a livello di alimentazione andrebbe eliminato, anche il fumo, l'esposizione prolungata al sole. Ed è per una pelle mista è importante variare anche la tipologia di prodotti rispetto al ciclo dell'anno, quindi il ciclo stagionale. Bisogna badare bene ad una pelle mista, si può anche per esempio usare tipi di maschere diverse o anche tipologie di crema, magari certo è un po' più faticoso e lungo. Adesso magari ci sono delle formulazioni di creme per pelli miste, però io non tanto le consiglio. Io per una pelle mista, per esempio sulla mia, uso quello per pelli sensibili, preferisco. E poi magari alterno e faccio delle maschere che se all'argilla, all'argilla verde o all'argilla ventilata bianca, al caolino, sulla zona T.
Quindi faccio metà e metà, cioè metto sulle guance magari un tipo di maschera più idratante e sulla zona T una maschera che va a richiudere un po' i peli ad azione antibatterica, per esempio col tea tree oil. E quindi la pelle mista è quella un po' più bastardella, tra virgolette, perché bisogna stare attenti a come trattarla. E poi abbiamo la pelle sensibile è sicuramente quella più sottile, più delicata, secca, a volte descamata, come dicevo, di solito rossa nei punti magari delle guance, del naso, anche del mento. Al tatto può risultare secca, può essere subito irritabile. Sicuramente la pelle sensibile è data da cause esterne, come dicevo, gli agenti atmosferici, il troppo caldo, il troppo freddo, cambiamenti repentini di temperatura possono danneggiarla e irritarla. Oppure anche componenti alimentari, come vi dicevo, dei componenti molto eccitanti possono aumentare la presenza di possono irritarla, quindi possono causare degli arrossamenti. E quindi bisogna sempre usare delle sostanze protettive, creme che abbiano all'interno sempre un'azione riequilibrante. In questo caso, per esempio, è molto utile le creme a base di prebiotici, che ho parlato nello scorso video, che vanno sì a fare proprio una barriera contro tutte le infiammazioni, tutti gli agenti atmosferici esterni. Quindi per una pelle sensibile è ideale. E poi abbiamo la pelle con couperose. La pelle con couperose non è altro che il peggioramento di una pelle sensibile. Di solito si manifestano, e ve la faccio vedere qui, sulle zone delle guance, anche del mento, dove ci sono proprio dei capillari rotti, le cosiddette teleangiectasie. E anche in questo caso, anche a livello di naso, del naso, del mento, come dicevo, anche in questo caso le cause sicuramente possono essere sia esterne, che interne. Diciamo che, la couperose è molto simile, cioè, alla pelle sensibile, alla fine è quasi una conseguenza, no? Che se la pelle sensibile non viene curata, non viene protetta nel modo giusto, si scatena subito la couperose, diciamo, è quasi immediato. La cosa che andrebbe proprio evitata è la rosacea, perché se anche la couperose viene sottovalutata, può scatenare la rosacea, che poi lì è proprio un'infiammazione e anche una patologia, che si manifesta proprio con una follicolite forte, e in quel caso poi ci vogliono anche alle volte anche dei medicinali. Quindi per evitare di arrivare fino a quel punto, cerchiamo di curare bene una pelle sensibile. Poi nei prossimi video parlerò anche proprio di ogni tipo di pelle, andremo proprio ad approfondire come trattare una pelle secca, come trattare una pelle secca e disidratata, come trattare una pelle grassa, una pelle oleosa, una pelle acneica, una pelle sensibile, come trattare la couperose e come trattare anche la rosacea, perché ci sono dei rimedi molto utili, anche naturali e anche cosmetici per la rosacea. E nel mio diciamo lavoro trovo tante donne che hanno questo problema, ed è un problema perché veramente si ha questo rossore del viso continuo, anche prurito alle volte. E sì, è vero che col make-up si può coprire, però non sempre il risultato è buono, e comunque è una difficoltà anche proprio a livello psicologico, no? Di vedersi sempre questo viso arrossato. Purtroppo lì c'è un'infiammazione e va capita la causa e va effettuata una beauty routine giusta, e vedremo quale. Parlerò anche della pelle senescente, quindi di una pelle che si avvia verso, diciamo, dai 50 in poi, dove c'è proprio una carenza di produzione di collagene, dell'elastina. Quindi andremo a vedere anche le cause della presenza delle rughe e soprattutto come si può rallentare questo processo di senescenza. E parleremo anche della pelle maschile. La pelle maschile, ragazze, rassegniamoci, ma è migliore della nostra. No, perché vi dirò però perché. Perché la pelle maschile ha più follicoli e più ghiandole sebacee, più follicoli, e quindi produce più sebo rispetto alla nostra. Infatti molto spesso gli uomini hanno più punti neri, più
più pori dilatati, però in compenso loro invecchiano dopo perché le rughe su una pelle grassa si vedono molto meno rispetto, come dicevo, ad una pelle sottile o ad una pelle secca. E quindi mi dispiace dirvelo, ma, ma gli uomini invecchiano dopo a livello proprio di segni, di rughe, e invecchiano meglio, però in compenso hanno una pelle grassa. No, però è così, loro hanno proprio a livello di componente ormonale diversa, e hanno più testosterone e quindi hanno una tipologia di pelle completamente differente dalla nostra, e per questo le rughe si vedono, si notano meno, escono più tardi. E hanno un deterioramento più lento anche del collagene e dell'elastina, perché poi la donna entrando in menopausa si velocizza anche il processo di deterioramento delle cellule di collagene, dell'elastina, che l'uomo invece non ha o ha un po' più in là. Ecco, con questo quindi spero di esservi stata chiara, di esservi stata d'aiuto. Quindi vi ricapitolo dicendo che il check-up cutaneo è importante per la nostra pelle per capire che tipo di pelle hai. Cioè adesso tu guardandoti allo specchio cosa pensi? Che tipo di pelle hai? Hai una pelle secca, una pelle disidratata, hai una pelle oleosa, grassa, acneica, mista, sensibile, con cuperose? Come ce le hai? Basta appunto guardarsi bene allo specchio, uno specchio messo verso la finestra, non con la luce del sole diretta, ma con la luce, ok? Ve la guardate bene, fate la prova della velina, struccate senza crema, fate la prova dell'applica. Se l'applica rimane troppo, vuol dire che la pelle è disidratata, secca. Se invece si appiana subito, abbiamo un buon tessuto, diciamo una buona idratazione. E poi affidatevi a mani esperte, che sanno consigliarvi i giusti prodotti dopo aver fatto un'osservazione della pelle con una lente di ingrandimento, con la luce e con queste varie prove che si possono fare. E io vi saluto, vi auguro buone vacanze per chi è in vacanza, per chi deve partire. Io comunque resto sempre, cerco in un modo o nell'altro, cambio stanza, cambio location, però cerco di esserci ogni venerdì per creare proprio una rubrica che sia interessante, che sia continuativa, sia per voi che per me. E lasciatemi sempre i commenti, a me fa piacere leggerli, fa piacere se avete delle domande a cui rispondervi. E niente, per chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi. È Anna Luisa Corbaglia, skincare. Ci sarà anche il blog www.annaluisacorbaglia.com, dove trovate tutti i miei video in formato di articolo, di post. Quindi avete sia la parte di blog, la parte del video, che la parte proprio dello scritto. Per chi preferisce leggere o per chi preferisce leggere ed ascoltare, e ce l'avete in tutti i formati. Con questo vi saluto, vi do un bacio e buona giornata a tutti. Grazie.